Nino, uno degli aspetti che ho sempre trovato molto interessante di Don Matteo è che negli anni è riuscito a attirare a sé un pubblico di spettatori molto giovani. È una peculiarità perché poi alla fine abbiamo a disposizione tantissime piattaforme, no? E invece Don Matteo continua ad attirare a ogni appuntamento un pubblico anche di giovanissimi. Secondo te quali sono gli elementi che hanno Ma permesso questa cosa qui? forse perché essendo una fiction per famiglie, la famiglia è composta da padre, madre, forse nonno, nonna e anche adolescenti, per cui forse per caso magari si sono ritrovati a guardare perché obbligati, perché il televisore era uno solo, e quando hanno visto la serie hanno capito che era anche per loro, perché noi le serie non le facciamo per un pubblico preciso, le facciamo per tutti. Quindi vogliamo accontentare i nonni, vogliamo accontentare i giovani, i ragazzini, i bambini. Per cui appena capiscono che la serie è anche per loro, si affezionano e diventano nostri abbonati. Invece Raul, poco fa ho intervistato Maria Chiara e Maurizio, gli ho domandato secondo loro qual era l'elemento che tu avevi portato all'interno di questa grande famiglia che è Don Matteo e mi hanno risposto che forse l'elemento più importante è la tua umanità, che tu sei entrato in questo set con un'umiltà e un'umanità che va a sposarsi poi con quelli che sono i temi di Don Matteo. Invece tu, che atmosfera hai trovato? Te lo ricordi il primo giorno che sei arrivato sul set? Sì, se devo usare un termine direi l'accoglienza. L'accoglienza è stato bello perché vedere un'apertura, delle braccia aperte comunque che ti accolgono e ti dicono benvenuto e non trovare una porta serrata, insomma, è stata fondamentale per me. Per cercare di ovviamente di entrare a comunicare con un gruppo che ormai comunicava da diverso tempo, parlava una lingua molto, molto stretta tra loro. Quindi il fatto di sentirsi accolti è molto bello. È quello è forse una cosa importante che ti devi conquistare, ovviamente. Ci sono delle regole che vanno rispettate e ovviamente io ho rispettato il loro modo di fare, il loro modo di lavorare, quello io in qualche modo era un po' come se stessi al mio primo film, perché erano ogni volta ci sono delle dinamiche all'interno di un set che sono sempre diverse e quindi ero ovviamente seguivo quello che era il ritmo di un set che comunque era già collaudato. Mi sono ritrovato anche a ballare la mattina verso le 6:30 di mattina perché c'è una regola che Nino ha messo per tirare sul morale di tutti quanti, che qua appena arriva Andare con la con macchina, musica a tutto volume, arriva con la musica a tutto volume si e tutti balla e devono poi si. uscire a ballare. Questo è un bel rito perché comunque mette di buon umore. Nino, tu sei un pilastro di Don Matteo, ovviamente, sono ormai oltre Tutte le 20 anni fatte. che porti questa divisa. Cos'è che ti ha reso più orgoglioso di questo percorso? C'è un'immagine, un incontro, No, un io devo dire la verità, confrontarti da che ti ha quando reso più indosso orgoglioso? la divisa di carabiniere ho scoperto quanto veramente l'arma fa per noi e ho una grande ammirazione per i veri carabinieri. Noi siamo finti, noi facciamo la fiction. Perché prima, non dico, ero indifferente, forse non capivo, ma invece vivendo il ruolo del carabiniere ho capito quanto quelli veri siano importanti e quanto facciano per noi con uno stipendio bassissimo, perché guadagnano poco, quanta passione, quanto cuore c'è nell'arma. E questo mi è piaciuto molto e quindi sono proprio contento di fare un carabiniere. Io credo Ultimissimo. che, scusate, credo che sia un punto di riferimento per tanti spettatori, insomma, il fatto di avere un personaggio così a stretto contatto, no? Che non è, ecco, è un personaggio che ti dà la possibilità, quello di Cecchini,
di poter parlare con lui, di poterti confidare, di poterti chiedere aiuto nel momento necessario. E così anche per Don Matteo e Don Massimo rappresentano appunto un punto di riferimento per un paese che ovviamente spesse volte non sai a chi chiedere aiuto. E loro diventano appunto i tuoi confidenti, i tuoi Sì. confessori, le persone che sanno un po' tutto di te. Ultimissima cosa, poco fa abbiamo visto un messaggio di Terence Hill dove ci diceva di volerci bene gli uni con gli altri. Un consiglio, insomma, che è tenerissimo. Volevo sapere a te che consiglio ha dato invece Raul quando vi siete incontrati sul set. Ma consigli lui non ne dà, mi ha detto, forse ecco, la cosa di essere me stesso, di non, di avere una mia identità, per quello che mi ha detto scegliti un nome che sia quello che tu vuoi, il tuo don, deve essere il tuo, sceglielo e portalo avanti, con onestà, con sincerità. E le cose poi vanno bene. Ecco, il fatto di volersi bene, credo che sia molto importante perché è stato questo, è stato un volersi bene, voler bene a chi in qualche modo entrava, in una serie, così come sono entrati tanti altri personaggi, no? E io mi sono sentito che comunque c'era un gruppo che si voleva bene, c'era un'atmosfera incredibile, cioè rare volte mi è capitato di andare sul set e dire: ah, finalmente arrivo sul set e vado a stare bene, cioè nel senso non vedevi l'ora di andare sul set perché era un momento della giornata che ti divertivi, ti impegnavi, ti rilassavi, pensavi, condividevi la giornata. Grazie mille per il vostro tempo. Ciao, Grazie. ciao.